Buonasera, benvenuti al Maracanã. Siamo qui alla prima dell'anno con Manchester City, con il capitano del Manchester City, Nicola Vutolo, che è stato anche l'autore della prima rete di questo 2015. Una rete che forse porterà bene alla squadra del Manchester City. Intanto c'è stata la prima vittoria del 2015, una vittoria che consolida questa squadra, che fa sempre più avanti, una squadra che ci dà sempre più soddisfazione, vero Vutolo? Diciamo di sì, vabbè, tranne un po' nel 2014 sta un po' trovando nel finale con la Jack Cup, persa quasi del tutto a tavolino. No, l'abbiamo persa a tavolino perché non ci siamo presentati, perché mia moglie ha partorito, quindi... Tanti auguri anche per questo, cioè, il gol è dedicato a mia figlia, Terasia Vutolo. Allora, auguri anche per questo. Dicevamo, è stata persa a tavolino, forse poteva andare in fondo in quella competizione. Ma noi puntavamo a vincere, ma giustamente, però il fattore ci ha castigato, nel senso che non ci siamo presentati. Abbiamo fatto una qualificazione, come avete visto, una squadra molto molto forte. Albero di Supercoppa, il Borussia Dortmund. Molto forte, faccio ancora i complimenti ai ragazzi, però giustamente ce la siamo lottata, abbiamo vinto meritatamente. Tra l'altro non so se lo sa, ma è proprio contro questa squadra che dovete giocare la semifinale, che poi non avete partecipato. Vabbè, l'abbiamo fatto adesso, quindi lascio un inizio, quindi anche dopo le festività un po' pesantiti, un po' tutti, giustamente nessuno gioca più agonisticamente a calcio, quindi ci divertiamo solo. Si vede dopo un mese e mezzo di stop. Ci saranno comunque altre coppe da vincere sicuramente, ci sarà Champions League, Europa League, credo che voi siete più interessati verso la Champions League, la più alta competizione. Ormai dovete perdere troppe partite per scendere in Europa League. No, sicuramente continueremo a vincere qualcosa, perché anche se è il primo anno che siamo qua, quindi vogliamo rimanere. Intanto abbiamo ingaggiato l'Everton al quarto posto, 19 punti. Non sapevo, quindi non ho guardato il sito, quindi siamo sempre più avanti. Intanto un altro migliore in campo, un altro buono pizza da Maidomo che consumerà insieme alla squadra, ci ha detto prima. Sì. Passano a 7, voi siete troppo buoni, quindi dà troppi migliori in campo. Non so se tutto meritato, l'arbitro ce l'ha detto, quindi noi non eravamo fuori, quindi non possiamo. Ok, anche. Allora dopo quindi ce lo dividiamo. Va bene, ringraziamo Nicola Vutolo, lo lasciamo per la doccia che fa un po' freddino stasera. Grazie, alla prossima. Alla prossima, intanto si conclude la prima partita del 2015, Manchester City, Jessica Mosca. A domani. Al Maracanã è terminata anche Roma Fenerbahce, grande spettacolo,
quello che ci ha offerto la Roma questa sera insieme al Fenerbahce, c'è un pareggio che forse sarà un po' stretto a entrambe le squadre che ci hanno davvero dato, regalato spettacolo. Uno su tutti, il capitano Cassese, quest'oggi ci aveva promesso una esultanza come il capitano della Roma di Serie A, ce ne ha fatte ben tre con uno più bello dell'altro. Una parola su questa vittoria, su questo pareggio, voleva forse i tre punti. Diciamo che quando si giocano queste partite purtroppo puoi vincere e puoi perdere da un momento all'altro. Potevamo portarlo a casa perché a 5 dalla fine vinciamo 2-0, non c'è, avevamo due punti di vantaggio, ma purtroppo paghiamo un po' di inesperienza e comunque va bene così, l'importante non è la persa perché, ripeto, potevamo anche perdere a un certo punto. Ci ha detto Agenziano quest'oggi sei risparmiato forse qualche gol per farlo questa sera, davvero tre gol di pregevole fattura. Sull'ultimo c'è stato il selfie tanto atteso, una parola su questa esultanza. Esultanza che tra l'altro mi avevi consigliato tu oggi prima della partita di Vignolo. Anche perché sei il capitano della Roma, quindi. Ci sta tutta, è la settimana del selfie, quindi ci stava questa esultanza, che tra l'altro viene Giuseppe Bravato sul telefono. La metteremo subito su Facebook. Sicuramente. Giuseppe Bravato, metà Everton, metà Roma, come consuetudine. La prossima settimana ci sarà un derby tanto atteso, ripreso dalle telecamere di Vignola. Che pensi su questa partita? Vuole portarla a casa? Purtroppo, ti ripeto, la nostra è una squadra un po' pazza. Cioè, si è visto anche questa sera. Ecco, quindi io non faccio mai pronostici perché purtroppo quando siamo in campo diamo il massimo, però il pronostico non si può mai fare con questa squadra. Vedi, oggi per esempio è una partita che stiamo vincendo, poi stiamo perdendo, abbiamo rischiato di perdere, però alla fine abbiamo pareggiato. Ci è mancato forse Lisio in panchina a dare un po' di ordine alla squadra. Sì, Lisio che tra l'altro tutte le occasioni delle telecamere per fare un annuncio, perché non abbiamo notizie di Giorgio Lisio da oggi pomeriggio, quindi chiunque abbia visto... Quando ha abbandonato il Maracanã. Esattamente, non abbiamo più notizie, quindi si è fatto male. Ci dicono se si è fatto male, speriamo niente di grave. Di solito infortunio. Aspettiamo per Tottenham, Roma, grande spettacolo anche settimana prossima, ne vedremo delle belle. Napolitano tiene a quel match, chi teme del Tottenham? Non temo nessuno, è una bella squadra, però Luis diciamo è il ruggero del Tottenham, Luis, quindi non potrei mai temerlo. Ieri addirittura ha perso il tavolino, una squadra ormai allo sbando. Non faccio commenti sul Tottenham. Anche se i derby si vincono, come dice Garcia. Se vogliamo vincere, ovviamente sarà il campo a dire la verità. Vabbè, ringraziamo Capitan Cassese. E noi vi diamo appuntamento a domani per un'altra serata targata Trofeo.